È una soddisfazione presentare questo risultato del Consorzio Punti Europa che si aggiudica un progetto di 16 milioni di euro di cui si occuperà della parte di comunicazione istituzionale. È un progetto Fire e Spill che ha ricadute importanti sul territorio per quanto riguarda il tema della prevenzione dei rischi ambientali, rischio sismico, antincendio boschivo, anche sversamento in mare di liquami. Sappiamo quando queste tematiche siano state delicate e abbiano così compromesso il nostro territorio, poter lavorare con la protezione civile, con i paesi e tutti i partner italiani e croati su questo argomento significa davvero una grande opportunità per il territorio, per la prevenzione, per i cittadini e anche per le istituzioni. Il consorzio si rende protagonista di questo percorso e dimostra che insomma ha grande capacità sia di progettazione europea, di individuazione delle risorse, ma anche di individuare partner all'altezza che possano garantire i risultati del progetto. Insomma, noi siamo molto soddisfatti di questo risultato. Il progetto Fire Spill è stato finanziato nell'ambito del progetto di cooperazione territoriale transfrontaliera Interreg 5 Italia-Croazia, nell'ambito di un bando specifico per progetti strategici. Ciò vuol dire che oltre alla normale cooperazione con gli enti partner, italiani e croati in questo caso, verranno anche attivate delle misure come test di progetti pilota che andranno a incidere sul territorio sempre per la tematica chiaramente di affrontare il rischio connesso alle catastrofi naturali o prodotte da cause antropiche. Quindi da quel punto di vista da parte del COPE, che oltre ad essere un partner del progetto è anche responsabile della comunicazione per l'intero partenariato, ci saranno delle azioni pilota che verranno messe in atto sul territorio e che tenderanno all'empowerment degli organi addetti alla protezione civile. In particolar modo verrà fatta formazione e verrà fatta dotazione di strumentazione utile a rilevare i possibili rischi connessi al sisma sugli edifici pubblici strategici. Quindi verranno donate delle strumentazioni specifiche che serviranno al monitoraggio dei tremori degli edifici pubblici e alla formazione di addetti specifici anche mediante allestimento di sale multimediali apposta per gli addetti della protezione civile, oltre a una campagna di awareness che verrà attivata sul territorio al fine di rendere i cittadini consapevoli dei rischi, ma soprattutto pronti ad essere di supporto agli addetti della protezione civile, modificando anche il loro comportamento in occasione degli eventi sismici o di incendio boschivo che possono rilevare sul territorio.